giornata, ben ritornati in diretta cari telespettatori, dedichiamo un capitolo a cercare di eh, tutelarci, di tutelarci come cittadini, come cittadini a volte fragili eh, davanti a tanti eh, so, fattori che inaspettati che ci capitano nel quotidiano, inaspettati proprio per questo a volte ci colgono impreparati e commettiamo degli errori, eh, poi molte volte se ci si tratta di persone che sono eh, più fragili di altre perché magari socialmente si trova in una certa situazione, anche momentanee di difficoltà economicamente o sono anziani, il problema diventa più grande se non avviene un confronto, se non avviene una richiesta di aiuto da parte di chi se ne intende di chi può dare un vero apporto, ma si tiene la cosa per sé, l'errore diventa sempre più grande e a volte le conseguenze e le ripercussioni possono essere veramente gravissime. E allora, eh, associazioni di consumatori, lo diciamo sempre, sono importantissime. Con noi quest'oggi Hermes Coletto, presidente Feder Consumatori, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi, eh, buongiorno. Che danno una mano e quindi dicono: giustamente: eh, ci sono delle guide, ci sono dei suggerimenti per la tutela, per la sicurezza personale, perché chiudersi a riccio non serve a niente, si fa anche una brutta vita, c'è un va de mecum e eh, ci sono veramente delle modalità di azione che possono servire moltissimo. Non casco nel raggiro nella truffa, nell'imbroglio ma non sono neanche troppo prevenuto da non potermi godere l'esistenza e non aver, dar fiducia alla gente che questa è la cosa più bella in assoluto però attenzione, occhi attenti orecchie allertate, quindi un po' di cautela ci vuole per capire di che cosa si tratta vediamo di conoscere anche meglio Fede Consumatori conosciutissima però mi interessa anche il vostro trend di crescita sul territorio regionale che è di tutto rispetto interessante Sì, noi siamo cresciuti molto nel. Tenga conto che Fede dei consumatori ha vent'anni di vita. E ovviamente siamo diventati adulti. Eh, giovani, ma non più giovani. <ride> Conseguentemente abbiamo avuto modo e tempo di farci conoscere e, attraverso la nostra azione, di dare un servizio e, e tutela ai cittadini. In questo caso, noi oggi parliamo di una campagna che stiamo facendo assieme ad altre organizzazioni, il sindacato di polizia, il sindacato pensionati dello SPI, eh, che è questo appunto che sta mostrando, che ha il compito di dare alcuni suggerimenti, nello spirito che giustamente lei ha appena accennato alcune prudenze, alcune cautele senza rovinarsi la vita ovviamente perché non è che dobbiamo eh, vivere con l'angoscia di essere truffati, di essere come dire eh, vittime eh, di azioni malevoli altrui. Ecco Io le chiedo solo una cosa, c'è un sito internet dove si possono trovare questi suggerimenti, dove si può estrapolare questo... Sicuramente sì, ce ne sono più di uno, ognuno di quelle sigle che ho citato hanno il proprio... Sito, Il nostro è federconsveneto.it o, federconsuma... o federconsumatori.it. Se non sbaglio, oppure, oppure federconsveneto.it, esatto. magari possiamo già trovarlo, vediamo se dalla regia riescono anche a mettercele in onda. In modo da avere sotto mano i consigli che noi diamo per vivere appunto più tranquillamente e non essere soggetti di truffe, raggiri, malversazioni varie. Assolutamente, perché poi il campo è vario, dagli astrologi ai maghi. A Infatti, qui c'è tutto un elenco di situazioni: e di episodi che, e di eventi. Eccolo qua, vediamo il sito del Federico Consumatori. Eh, di situazioni che voi affrontate quotidianamente, quindi che dovete aiutare, nei quali dovete sì, aiutare le, i cittadini, moltissime. Bisogna però, come dire. Io sono convinto che, per esempio, le truffe da parte di maghi, di astrologi e quant'altro sono molto di più di quelle che vengono denunciate. Perché, si perché la gente Italia. si vergogna. Eh, è un po', anche, è un errore, è un un po anche il discorso delle truffe in generale, certo. non solo quelle eh, ma che, ma quello che ho appena detto. si diceva all'inizio, c'è cioè questa parte. C'è un paura po' di vergogna, di... certo. Eh. Invece, non dovrebbe essere così. Uh -huh. eh, lo diciamo sempre. Non abbiate, guardate, i, i, le vittime delle truffe non sono solo gli anziani, anzi. Probabilmente gli anziani, proprio perché sono stati educati in questi anni a stare attenti, a essere sì, più, più attenti a rispetto a queste cose, forse sono meno vittime di quello che si pensa. Perché in realtà le truffe riguardano tutti i cittadini: giovani, meno giovani, donne, uomini, laureati, perché ai nostri sportelli arriva di tutto e di più. Perché. Momento di svista di può capitare certo. a tutti, per cui nessuna vergogna a raccontare. Poi le associazioni sono lì per tutelare, difendere, non è che sono lì per giudicare e di conseguenza lungi da noi di esprimere come dire, un, un giudizio di valore. E dico, per vero. cui tranquilli insomma telefonate per avere consigli oppure quando succede perché succede purtroppo venite ai nostri sportelli che daremo l'assistenza eh, necessaria per uscire da una situazione di difficoltà, di disagio e di danno economico soprattutto perché questo è quello che succede in realtà ecco ci sono tanti casi esempi di truffe più ricorrenti per restare un po' al tema di chi anche ci sta ascoltando eh, qual, è, qual è la situazione che voi vi trovate ad affrontare eh, e che veramente arreca maggior danno e che potrebbe soccelarsi dietro a un silenzio da parte delle persone Ma sono moltissime, quelle più rilevanti e sono quelle che sono, riguardano le, i, la sottoscrizione di nuovi contratti relativamente alle utenze, queste sono proprio alle utenze. quelle sono il, il fenomeno più grosso, perché in realtà non è una truffa vera e propria, è come dire un carpire a volte la buona fede eh, del, dell'utente, eh, dichiarando o promettendo eh, chissà quali mirabiglie, che poi in realtà non si eh, concretizzano. A quel punto. Eh, si va come dire, a rivendicare giustamente il rispetto del contratto e poi ci si accorge che le proposte contenute nello stesso non corrispondono a quanto è stato dichiarato verbalmente dal promotore o dall'incaricato dell'azienda A, B o C. E da lì nasce il contenzioso. Basterebbe essere un po' più attenti, accorti, leggere, cosa che non si fa quasi mai, esatto, Anche oppure telefonare per avere consigli. E questi danni che vengono recati anche con le chiamate telefoniche, no? eh, sì, che sono molto bisogna molto sempre frequenti, tenere che... presente che le varie autorità hanno decretato che si possono fare contratti anche per telefono che è una comodità, ecco, però non è che uno deve sottovalutare il fatto che se viene chiamato al telefono e gli vengono richiesti i dati, gli viene chiesta conferma della sottoscrizione del contratto che si fa verbalmente, questo non abbia poi valore legale. E ecco, per cui, questo è importante, attenzione esatto. anche quando si viene chiamati, che poi è un altro dei, dei disagi a, ai quali siamo sottoposti tutti quanti noi riceviamo telefonate ma come possiamo difenderci dal continuo assedio eh, di persone che ci chiamano al telefono soprattutto quando è ora di cena e ora di pranzo è sanno, farsi ehm... togliere dall'elenco telefonico farsi togliere dall'elenco telefonico iscriversi al, al registro delle opposizioni che comunque non, 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 non risolve completamente il problema perché abbiamo magari sottoscritto inconsapevolmente la disponibilità a ricevere pubblicità o essere esatto, contattati quando... telefonicamente, per cui è una situazione di mercato magari che quindi... non, non, non se ne viene fuori, anche perché siamo appunto in un sistema di mercato libero e, e questo è, è il sistema che, che dà maggiori opportunità alle aziende per poter eh, crescere anche e, e, e svilupparsi. Assolutamente, eh, un'altra questione che è interessante purtroppo i prezzi del consumo. Eh, sono sempre più frequenti, oddio, hanno avuto dei picchi importanti, adesso sapendo un po' in genere le risposte hanno avuto un calo, però sostanzialmente anche qui eh, è molto rischioso se non si fa attenzione. Quali sono le ragioni? Beh, ognuno dovrebbe valutare la sua capacità di spesa, perché quando si parla di credito eh, bisogna sapere che poi bisogna pagarlo il credito, non è che si può annullarlo facendo un'ulteriore richiesta di prestito. Ready test. Per cui sì, ognuno di noi dovrebbe essere consapevolmente responsabile e decidere insomma, che certe spese si possono o non si possono fare. Poi c'è il caso tragico di chi perde il posto di lavoro, che va in cassa integrazione, che per cui sono eventi che non sono prevedibili e in questa situazione probabilmente l'unica cosa che si può fare è di tentare di ristrutturare il debito in qualche modo, cosa che noi facciamo quotidianamente. Per cui eh, è un po' la storia che va da, 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 dal credito al consumo, ai mutui e, e a tutte quelle situazioni di esposizione economica e finanziaria al quale non si è più in grado di far fronte e che bisogna comunque affrontare perché comporta dei rischi, compreso il pignoramento della, della, dei beni che, di cui siamo possessori. Ecco, c'è la pubblicità, un'altra cosa che ho, ho sentito abbastanza frequente, è il falso incidente. Eh. Eh, eh, lo so, viene da sorridere, però se so sta succedendo in certe zone poi di Padova eh, si verifica abbastanza di frequente anche qui perché c'è la paura da parte della persona coinvolta perché in sì. genere chi ha provocare questo farsi incidente sono anche energumeni eh, di una certa stazza e nazionalità, per cui c'è effettivamente timore. Io ho l'impressione che sia proprio difficile difendersi perché ci coglie in un momento di. Eh, come dire, di shock e, e di... È sempre inatteso, inaspettato. È inatteso per, per cui non sa come reagire e, e soprattutto scatta, come dire, un qualche senso di colpa perché... Eh, si, si pensa di essere responsabili o corresponsabili di quello che sta accadendo e per cui si è indifesi e, e non si è lucidi, soprattutto. Cosa per, fare in, questo momento, in quel momento? Eh, beh, bisognerebbe appunto chiedere i dati dell'assicurazione dell perché è la prima cosa che si deve fare, anche se magari si parla di piccoli incidenti per cui qualcuno pensa di risolverli eh, via bonaria, magari attraverso il pagamento di danni come vengono richiesti in esatto. contanti Invece, probabilmente è più utile, insomma o chiamare eh, i vigili... Eh. se si ha il dubbio di essere dentro una situazione come dire, oppure, complicata... oppure esatto, la polizia locale... la polizia punto. locale, i vigili o i poliziotti... Insomma, que que questa è l'unica cosa che si può fare... assolutamente... andiamo in pubblicità... poi torniamo su questo discorso... se avete delle domande... Eh, non esitate a contattarci... o mandare i vostri messaggi... parleremo anche del bancomat e delle carte di credito... questo è un altro aspetto... hanno destato tanta preoccupazione... molti ci avevano anche scritto in passato soprattutto persone anziane, nel timore di doversene avvalere con grande frequenza quando c'è effettivamente una non facilità di accesso e soprattutto la paura di non riuscire più a gestire le proprie spese, cosa che avviene eh, con grande frequenza nelle persone che hanno una pensione, che sono abituati a calmierare il proprio portafoglio, diversamente nei giovani c'è un po' un modo di usare di diverso. Parliamo anche di questo, pubblicità tra poco. Allora, eccoci con Hermes Coletto. Allora, stiamo parlando di un altro aspetto importante, bancomat e carte di credito. Normalmente che, che tipo di problematiche incontrano i cittadini? Beh, le carte di credito possono essere clonate, è una delle questioni più frequenti che normalmente si risolve abbastanza agevolmente nel rapporto con la banca, però crea comunque fastidi, ansie e preoccupazioni nei, nei, nei cittadini. Eh, purtroppo non è che. Ci, malgrado i sistemi di sicurezza che sono stati adottati dai vari istituti di credito, le poste anche, ogni tanto capita. Mi pare che siano però in diminuzione rispetto al passato. Beh, questo già è positivo, certo. bisogna sempre stare attenti. C'è paura eh, nell'utilizzo da parte delle persone anziane. Sì, perché il, un conto è la clonazione, un conto è invece che. Eh, quando che uno ritira i soldi al bancomat, questi vengono poi rubati al momento Infatti. del ritiro del e lì è stesso. Ma è la cosa più semplice per le persone farsi accompagnare, di farsi accompagnare, persone anziane in particolare che sono più vulnerabili da questo punto di vista. Le truffe via internet? Beh è un altro degli aspetti che stanno evolvendosi e crescendo anche. Eh, no, non ci sono molti consigli, se non quelli appunto di verificare se le aziende, se le aziende sono italiane è più facile tra l'altro eventualmente intervenire per recuperare il mal tolto. Eh, sempre che non siano aziende fantasma. Certo, ma, sono aziende, Vabbè. ma diciamo così che insomma se dobbiamo far valere la garanzia, se dobbiamo far valere eh, la restituzione del prodotto perché non corrisponde a quanto dichiarato, quanto verificato sul sito è sempre meglio avere a che fare con, con ditte italiane e comunque prima verificare se, se esistono, se, se sono iscritte alla Camera di Commercio, se hanno un numero di telefono, se in, visto che uno va attraverso la rete, attraverso internet, se ci sono in rete informazioni relative appunto a episodi di truffe legate a queste aziende o questa azienda in particolare. Cioè alcuni accorgimenti semplici e abbastanza veloci si possono fare. Allora, ce ne accenevamo prima fuori onda è un problema grosso, noi l'abbiamo affrontato più volte anche proprio con addetti ai lavori, operatori sociosanitari. La dipendenza dal gioco d'azzardo a vari livelli, dalle slot machine ad altre modalità di gioco sta diffondendo tantissimo tra i giovani, non più giovani, le persone anziane, è una piaga sociale. I numeri sono spaventosi e non c'è freno che si riesca a dare perché in un momento poi di crisi la, la speranza di poter ottenere Qualcosa, quando poi si vede che qualcuno qualcosa ottiene eh, è fortissima, però manda sull'astrico progressivamente rodendo il capitale di tantissime persone e famiglie, perché questa è la cosa peggiore, famiglie. Questo, questo, sì, gli operatori so. sociosanitari anche delle US, che stanno operando nel centro per le dipendenze invocano anche l'aiuto tra l'altro delle associazioni eh, di consumatori, dei sindacati, patronati e quant'altro per venire a, ad arginare questo fenomeno, anche voi ve ne siete occupati? Di, direttamente no nel senso che non, abbiamo pochi casi dichiarati di situazioni, ah, dichiarati di situazioni come dire, legate all'insolvenza a problemi di indebitamento molto forti nei confronti dei finanziari o delle banche indirettamente si, si coglie però che la conseguenza anche se non dichiarata diciamo, è, fu, è, è questa è questa perché noi da un lato la crisi per cui situazioni bere di, di, certo. di disagio economico dovuto alla perdita del posto di lavoro, eh, cassa integrazione, eh, per cui tutta la, la questione legata ai mutui, eh, la difficoltà a pagarli, la richiesta di, la, della loro sospensione, de, la ristrutturazione del debito. Eh, sono queste le, le questioni che noi affrontiamo. A monte ci sta probabilmente in moltissimi casi, quelli più eh, difficili, di gente che ha contratto debiti okay. su debiti e per che... pagare il debito, per cui più finanziarie a, e questo poi li porta a una situazione che diventa di, veramente difficile eh, risolverle, perché se tu hai un debito che ristrutturandolo puoi in qualche modo garantire il loro pagamento bene, ma se ormai sei arrivato a una situazione in cui non, 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 sei vittima non addirittura tipo... dell'usura, perché poi lo sconfinamento tra il gioco d'azzardo e l'usura è molto labile. È labilissimo, assolutamente. E per cui siamo dentro una situazione estremamente delicata, complessa, tragica anche per tanti aspetti. Che non è facile assolutamente non risolvere. Assolutamente facile. Che consiglio vi sentite di dare? Perché allora qui non ci stiamo rivolgendo a chi, era, a chi è dipendente dal gioco d'azzardo, chi gioca d'azzardo, perché eh, si sa che non lo smetterà, non servono le parole per dirlo, ma forse a chi ha il sospetto che il proprio, la propria persona che gli è vicino, amico, parente, quant'altro, possa avere questo tipo di, di vizio, di abitudine, eccetera, può essere che il messaggio lì arrivi. Beh, io credo che non, non saranno certamente i nostri consigli, quelli che diamo oggi. Però magari qualcosa nuovo assolutamente. Sicuramente c'è la necessità di un coinvolgimento complessivo, la famiglia, le, le, le persone che insomma, hanno in qualche modo influenza per poter aiutare a uscire da, da una dipendenza che è difficile e complicata con conseguenze, come dicevo prima, estremamente gravi. Quello che noi possiamo fare sono in gran parte dei casi dare una mano per eh, ristrutturare il debito in modo che possa essere pagato in, con condizioni diverse da quelle patuite, mm. che è l'unica strada che abbiamo, non è che possiamo cancellare il debito, i debiti si pagano. Assolutamente sì. Per cui, La cosa comunque migliore. Il sarebbe... punto qual è, come si chiedeva prima, eh, quali consigli? Consigli che possiamo dare prima è quello che si diceva all'inizio, attenzione, uno deve sapere che i debiti si devono pagare per cui prima di fare eh, certo. un debito si deve essere sicuri di, di avere le risorse, le disponibilità economiche e finanziarie per poterlo contrarre questo debito. Eh, teoricamente sì, eh, però non succede non questo. Non sempre tutto. succede. D'altra parte anche, ci sono anche delle situazioni in cui il, il debito cresce perché non si è valutato attentamente quali sono le condizioni del prestito che viene stipulato. Per cui in quel caso forse sarebbe opportuno, prima di sottoscriverlo, la richiesta di prestito, fare una domanda alle associazioni per sapere se i tassi di interesse sono congrui, se, sono, come dire, se, se ci sono altre situazioni più favorevoli e qui in questo caso c'è ecco, allora, un'azione preventiva che si può fare tramite anche il nostro aiuto e ci sono poi le situazioni successive che vanno affrontate insieme con i nostri esperti per poter trovare una soluzione che sia compatibile con le possibilità e ed esigenze del cittadino che si trova in queste condizioni? Eh, sempre a proposito di prestiti, le banche, questo è un problema che sta diventando veramente di portata notevole, chi non riesce più contro il mutuo, e eh vabbè lì c'è la negazione completa, chi invece l'ha fatto e non riesce ad ottemperare a questo impegno. Eh, le banche dicono che sono disponibili a rivedere la cosa però non sempre così, non sempre così semplice e immediato. Che tipo di supporto potete dare voi? Beh, noi abbiamo diversi sportelli nel Veneto, cioè sono sportelli specialistici come noi li chiamiamo, che appunto sono a disposizione dei cittadini che hanno la necessità di avere una consulenza innanzitutto e poi l'eventuale sostegno e tutela nei confronti anche della banca per rinegoziare il mutuo, cosa che è possibile, se esistono le condizioni per sospenderlo, eventualmente per il periodo che uno si trova in difficoltà per ovvie ragioni dovute alla perdita del posto di lavoro, per esempio, che è la condizione certo. principale in, in questo caso, e di conseguenza credo che in moltissimi casi si sia riusciti a, a dare una risposta positiva. Certo, no, non è la risposta positiva che qualcuno ci chiede, che è quella di cancellare il debito, perché non è così. Questo è non esatto esiste. Sotto traccia c'è sempre questa... Dice ma io ho pagato, no, perché il fondo dice ma io ho pagato un sacco di soldi di interessi, cioè ho pagato più di interessi che di capitale. Certo, perché se uno continua a far eh, debito sul debito alla fine mh, è, è, non finisce più, voglio dire, questa storia. Non ne esce, no? non ne esce. Per cui non è, non è così, si può soltanto rinegoziare i termini delle, della restituzione. Voi come associazione riuscite ad avere un sì, potere sì, di negoziazione in dei sì. canali? Sì. La questione bolletta è sempre aperta, c'è cioè sempre? Eh, questa è la, la, la questione principale che ci impegna praticamente per il 60% della nostra attività. Sì, sì, è Ma perché il mercato, come si diceva prima, è questo, cioè la concorrenza... Anche qua poi ci sarebbe molto da, da, da dire. In realtà l'unica concorrenza che ha funzionato bene è stata quella telefonica ah, la, che la ha portato a degli effettivi eh, risparmi, riduzione sì. di, 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 di costi eh, sulla bolletta, cosa che non è avvenuta invece con l'energia e quel gas. Lì addirittura adesso la, la, finalmente l'autority si è svegliata. Perché il punto vero qual è che se le autorità preposte al controllo sulla concorrenza, sul mercato, e fa il suo mestiere, allora si evitano che il cittadino, sì. il cittadino venga vessato da aumenti eh, irresponsabili, non assurde, motivati esatto. e, e non eh, corrispondenti al vero. Insomma. E, altrimenti il mercato fa quello che vuole, si fanno i cartelli, si fanno altre... Altre cose che non vanno certamente a vantaggio dei cittadini. Noi abbiamo fatto, soprattutto nel settore del gas e delle, dell'energia, eh, battaglie feroci denunciando appunto il eh, man mancato ruolo delle autorità su questo. Finalmente ho visto proprio in questi giorni che si è aperta un'indagine, perché noi abbiamo denunciato contratti truffa, eh, firme storte, firme false. Eh, Dichiarazioni non veritiere, le abbiamo dichiarate, le abbiamo fatto cause, abbiamo portato queste aziende davanti ai giudici, però se, se non, non c'è qualcuno che eh, appunto sanziona in maniera eh, forte, determinante esatto, economicamente soprattutto, poi li possiamo anche mandare in galera ma forse i l'interno. ma soprattutto quando se, questi capiscono solo una cosa, bisogna picchiare duro sul portafoglio, così come loro fanno nei nostri confronti. E l'unica regola che, che può portarci a un equilibrio è a un sistema più trasparente, più tra virgolette onesto per quello che può valere in un sistema come questo, ma soprattutto tornando a Monte del ragionamento, non si è trattato di vera liberalizzazione, non si è fatta si è fatto la privatizzazione, non si è libera, liberalizzato il mercato, ahimè, salvo appunto per la questione delle, della telefonia. E questo è un macigno che pesa. Eh, profondamente credo anche sullo sviluppo economico del nostro Paese, perché senza concorrenza non c'è assolutamente non possibilità. mercato, non, non ci sono regole certe e, soprattutto, non c'è vantaggio per i cittadini questo è fuori dubbio come associazione dei consumatori a questo riguardo contro questi monopoli non sono monopoli però sono monopoli è riuscita a fare qualche cosa contro questi cartelli io sto pensando anche a un altro problema grossissimo di cui si parla periodicamente quando ci sono i picchi e poi se ne parla meno anche se il problema resta la benzina, il carburante, il gasolio insomma è scandaloso comunque il prezzo <coughs> e la, o la tartassazione che, che subisce a danno dei cittadini quando tutto dipende naturalmente da questi valori eh, dello spostamento. Insomma. Fate qualcosa perché, da questo punto di vista, è veramente, sarebbe determinante la parola forte delle società. Allora, l'unica cosa che siamo riusciti a fare, che però gli effetti saranno a lungo termine, è stata quella di chiedere al governo di andare a riorganizzare la rete distributiva che dovrebbe comportare. Attraverso una maggiore efficienza e razionalizzazione della de de stessa della rete, anche qua un discorso di liberalizzazione, compresa la possibilità dei supermercati di avere le, la, la, le pompe di distribuzione per poter collegarle agli sconti, eccetera, potrebbe portare dai 6 agli 8, 8 centesimi di risparmio al litro. In realtà in un momento di crisi come questa è difficile poi pensare ad altre soluzioni per una, una ragione molto semplice, perché. Eh, tutti i governi che si sono succeduti hanno sempre quando avevano bisogno di soldi tassato il carburante certo, ecco attraverso accise o con l'aumento dell'IVA e lì insomma, sappiamo come stanno le cose non è che ci abbiamo molti margini c'è una telefonata, pronto? pronto, buongiorno buongiorno, buongiorno. da dove chiama? mi chiamo da Pordenone, sono Giorgio Bontempo e io sono stato lì martedì mattina da voi sì, ci dica Pronto. 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 Eh, no no, ma dica, dica, faccia la domanda, faccia la domanda. Io vorrei parlare col presidente Lino no. Sì. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti, là, buongiorno. No, no, la sentiamo, lei abbassi il volume e dica quello che ha da dire. Sì, aspetti un attimo che abbassi il volume. Eh, perché sennò c'è sempre il problema del ritardo, Io invito sempre i telespettatori quando chiamate, poi entrate in linea dovete abbassare assolutamente il volume, sennò poi vi confondete. Pronto? Ecco, ci dica, faccia la sua domanda. Io voglio fare una domanda al signore lì, vedo che è una persona corretta che sta parlando molto bene. Come mai gli altri stati sono controllati i prezzi e in Italia non hanno un controllo dei prezzi? Vai qui, trovi un prezzo, vai in negozio 100 metri davanti e trovi una differenza enorme, vai da Nato non trovi trova differenza Come mai io ho girato il mondo per 40 anni con i camion? In Germania. Vai a Hamburgo, trovi il prezzo, vieni a Monaco, stesso prezzo e stessa merce. E invece qui merce uguale: su un negozio è un prezzo, su un negozio è un altro, fanno quello che vogliono. Qui non è una democrazia, non è un controllo. Non, non, è, non è giusto che la gente paghi da una parte un prezzo da una parte un'altra. Chiaro, chiaro. È quello che voglio dire al signore: perché il controllo dei prezzi sarebbe necessario in Italia. Una volta c'era il paniere, come mai hanno tirato via il paniere? Non c'è più. Eh, grazie, grazie del suo intervento. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata, signora. Il signore Giorgio. ci sta dicendo che si stava meglio quando si stava peggio. In realtà, <ride> tutto quello che, che è avvenuto negli ultimi 15 anni, anni, in modo particolare attraverso appunto le privatizzazioni, era quello di rendere il mercato più libero. Con una maggiore concorrenza perché la diversità mercato di libero, prezzi liberi, non è di per quindi. sé un fatto negativo, mm. per cui eh, lo stesso prodotto può avere prezzi diversi, sta a noi scegliere poi il negozio che fa eh, il prezzo più conveniente e questo si chiama concorrenza, si chiama libero mercato. I prezzi imposti, così come ricordava il nostro telespettatore, eh, hanno funzionato fino a vent'anni fa, c'erano i prezzi amministrati i prezzi convenzionati, c'erano le varie commissioni eh, che, che stabilivano appunto i prezzi, li controllavano, certo in una situazione di, di, dire, di maggiore tranquillità per il consumatore, perché sapeva, poi, poi a, a, una serie di servizi erano in una situazione di monopolio, telefonia, energia, cioè i settori strategici del nostro paese erano dello Stato, per cui... Era l'autorità politica che decideva gli aumenti, magari a volte rinviando gli stessi perché in quel momento politico, perché c'erano le elezioni o per altre ragioni, non conveniva aumentare i prezzi. Era una situazione di, di un mercato congelato sostanzialmente. Se mi si chiede se è meglio o peggio, la risposta l'ho dato prima, cioè se, se si fa una concorrenza vera i benefici vanno a vantaggio di tutti, del sistema e anche dei consumatori. Ci possono essere abbassamenti se invece arrivi. il sistema non funziona e monopoli, si creano degli oligopoli, oligopoli, nel senso che si mettono d'accordo le maggiori aziende, in realtà non si fa più concorrenza, non si fa mercato, si fanno solo gli interessi di, delle grandi aziende. E questo va, come sta succedendo in alcuni settori del nostro Paese, a tutto svantaggio dei cittadini. Il problema come si affronta? Si affronta solo cambiando la classe dirigente, cosa di cui si sta discutendo da tempo ormai nel nostro Paese, una classe dirigente. È una classe politica che pensi meno ai propri interessi e pensi di più agli interessi dei cittadini. E lì lo si fa al momento delle elezioni, con dando sì. o non dando il proprio voto e facendo una scelta coerente. Comunque magari... il, il nostro ascoltatore in realtà manifestava un disagio che io condivido rispetto a una situazione che è obiettivamente difficile. È no, difficile no, perché infatti... è poco trasparente, poco chiara, poco conveniente. Ma no, perché effettivamente eh, uno dice ma allora non mi devo più fidare di questo, devo, come posso anche andare a fare a, a far la ricerca sul prezzo migliore, in base a che cosa? E tanto de, a parità di marca, oppure a volte anche con marchi diversi, però dei prodotti poi dell'agroalimentare che, che riguardano la nostra salute, ma... Quanto c'è di spesa per il marketing di quel prodotto? Quanto è prodotto di vera qualità superiore? Ma ci sono a volte dei divari di prezzi spaventosi che ti mettono certo. in sospetto. Io, io penso... Beh, lì ci sta dentro certo. Certo, il marketing, ci sta dentro la, la qualità anche. Eh, che, esatto. Da ma... non confondere con la sicurezza che sono. Un binomio no? completamente che va di pari passo. Eh? Assolutamente. Eh, pubblicità, poi ritorniamo ancora insieme. Eccoci qua, allora rispondiamo giustamente a un messaggio che è arrivato, ma magari chiediamo anche alla regia se lo può rimettere in onda così lo leggono anche i nostri telespettatori. Nella sostanza il telespettatore ha fatto un contratto con Vodafone per linea telefono di però non gli era stato fornito il servizio, l'ha fatto a giugno, ad agosto non aveva ottenuto nulla, a questo punto giustamente mi andrà raccomandata per revocare il contratto. Eh, però gli si trova che a settembre gli iniziano ad arrivare le bollette eh, per, perché deve pagare. Giustamente, non avendo ottenuto un servizio, non, non ha pagato. Cosa deve fare? però Perché ha dovuto cambiare gestore per ottenere la linea telefonica, per si però si trova perseguitato e ha subito tra l'altro un danno perché è rimasto senza linea Beh, telefonica. si tratta di verificare innanzitutto se hanno ricevuto risposta. Se non ha ricevuto risposta, eh, c'è già motivo per eh, aprire il nei confronti di Vodafone? con il tentativo bonario che si, si costruisse con la conciliazione paritetica. Nel caso specifico credo che ci sia anche la possibilità di chiedere l'indennizzo perché il signore ha perso il numero di telefono e poi ovviamente di cancellare le richieste economiche che probabilmente sono legate ai costi di disattivazione. L'assurdo con... di questo, questo aspetto questo, è che un signore ha firmato un contratto che non è stato rispettato dall'azienda telefonica. Dopodiché lui giustamente dà la disdetta di questo contratto, l'azienda gli chiede comunque i costi della disattivazione. Comunque rivolgersi all'associazione dei consumatori sì, per essere seguito con una pratica di conciliazione. In questi casi basta rivolgersi a un'associazione dei consumatori e chiedere di fare la domanda di conciliazione. Perfetto, una telefonata pronto? Pronto buongiorno. Buongiorno signora, buongiorno. da dove chiama? Da dove ti Sì, dica. Ecco, niente, io non so se su questo argomento il signore mi può dare una risposta. Allora, il mio caso è questo. Io lavoravo presso una cooperativa che a novembre dell'anno scorso mi sono licenziata eh, per motivi familiari. Io ho chiamato anche ieri perché dovrebbero darmi 1000 euro delle quote sociali. Eh, a premettere che quando ho firmato il contratto non mi avevano fatto notare che sotto il piccolo c'era scritto di queste quote sociali me lo sono trovato dopo in busta paga. Quando ho chiamato a febbraio per le quote sociali, eh, mi dissero che l'azienda cioè, doveva trovare il, 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 come si chiama, il bilancio, al 30 di giugno e che poi aveva 180 giorni per restituirle. E, io ho provato a chiedere perché in quanto ho grossi problemi che non posso trovarmi lavoro e cose, questi mille euro mi servirebbero. A tutt'ora anche io le ho chiamate e mi hanno risposto che non si sa ancora niente. Io non posso fare niente. Ha. Allora, lei purtroppo ha firmato questo contratto però dove accettava che eh, ci fosse dopo, uscendo però dalla cooperativa avrebbe diritto o no a questa restituzione della quota? Io, lì bisogna leggere attentamente che quali sono i termini contrattuali sottoscritti Allora signora, lei diceva di dov'è? Di Riese Piodecimo Riese Piodecimo A questo punto c'è eh, l'associazione più vicina dove si trova? Riese Piodecimo in provincia di Reise... Treviso. Treviso Beh, può venire a Treviso Ecco, siccome appunto si parlava anche prima fuori onda l'importanza di leggere attentamente questi contratti, lei dovrebbe avere comunque la copia del contratto che ha sottoscritto altrimenti con la cooperativa, chiede, altrimenti l'affare Cresta ha diritto ad avere la copia, con questa copia del contratto, con l'eventuale eh, busta paga che può che sempre servire, lei va dall'associazione dei consumatori, da Feder Consumatori, sede che ha Treviso, sì, Dove? Mandolo, sì. Dove? Vicino, alla stazione, vicino alla stazione di Treviso, comunque trova, e lì può, può con tutto il materiale si fa aiutare, si fa dare una consulenza e su questo? Eventualmente signora le, le, le daremo intanto le, una prima informazione poi le, a seconda del caso perché bisogna studiarlo, le daremo anche l'indicazione a chi rivolgersi eventualmente ecco capito Anche perché questo eh. mi dà il destro Grazie per dire signora, grazie, resti in, in, in ascolto al televisore, grazie signora D'accordo mm -hmm. Quello grazie, che mi preme sottolineare è che noi non abbandoniamo mai i cittadini lo dico sempre quando mi, mi capita eh, anche i temi che non ci riguardano, che non ci competono, nel senso che non è che possiamo difendere tutto e tutti, per esempio non possiamo difendere le imprese, perché certo. sono coloro con i quali eh, ci, ci interloquiamo ovviamente per difendere i consumatori, ma soprattutto voglio dire rivolgetevi alle nostre associazioni perché noi non abbandoniamo i cittadini, gli diamo i suggerimenti eventualmente, rivolgetevi o al sindacato o al CAF o al patronato. Cioè, a quegli uffici Però almeno, che hanno. No, giustamente, una persona in difficoltà non si sente da sola. Questo esatto. è importante. Mi suggeriva un telespettatore con un messaggio, eh, poc'anzi, eh, di chiederle il discorso dell'IMU, eh, che si aggiunge ad altre tasse comunali, all'IRC sì. e quant'altro, e che è una grande ingiustizia perché in realtà eh, c'è già questa, questa tassa che è importante. Che cosa dite al riguardo? State facendo qualche Beh, cosa? il fatto dell'IMU, vabbè, ne abbiamo sentite e dette tante. Se invece la questione è di controllare, di capire ah, sì. se. Eh, è giusto quello che ci viene richiesto di pagare lì bisogna appunto fare le verifiche del caso lo, lo possiamo fare noi, lo fanno i CAF, lo fanno eh, gli, cioè gli enti che hanno competenza specifica, le stesse agenzie delle entrate da, da suggerimenti in questo, in questo senso. Ecco, per le azioni dell'IMU, state facendo qualcosa per, per calmierare in qualche modo i comuni che sembrano alcuni impennati? È una materia talmente complessa perché eh, appunto, parliamo di leggi e eh, le leggi purtroppo o si cambiano in Parlamento non è che li cambiamo attraverso ricorsi, oppure si possono anche fare ricorsi davanti eh, al giudice, però non è così semplice. Eh, Nel frattempo eh... si tratta di capire se vengono applicate correttamente le leggi, se si fanno pagare quello che è giusto e non cose che invece non dovrebbero essere e pagate. Anche questo, arriverà a casa dei cittadini un bollettino con la seconda rata? Oppure cosa Dipende dai comuni, ci sono comuni virtuosi che mandano a, come facevano prima con l'ICI, lo fanno anche oggi con l'Imo, ci sono comuni meno virtuosi e amministratori meno bravi che questo servizio non lo danno ai cittadini. E quindi i cittadini devono, appuntarsi di, devono andare... appuntarsi di andare appunto a fare le pratiche necessarie, anche, a... anche a... chiedendo a... agli uffici comunali di anche dare l'assistenza eh, questo... e il supporto necessario. Perfetto, siamo in chiusura. I prossimi step, i prossimi passi che voi intraprendete, eh, quali sono? Le prossime campagne che avvierete, perché voi siete periodicamente fate delle campagne di sensibilizzazione. Nei confronti dei cittadini, delle istituzioni o quant'altro. In stiamo, un momento come questo eh, non si sarebbe che stiamo scelta. lavorando molto sul settore eh, bancario, per le ragioni che si ricordavano anche in questa trasmissione, in particolare sulla salute dei cittadini, perché ci sono stati fenomeni di mala sanità, ma importanti e soprattutto. Ci siamo costretti, non perché ci piace, a dedicarci alle utenze domestiche perché sono il nostro pane quotidiano, ai noi, dico ai noi in quanto cittadini consumatori, perché è diventato come dire, una delle questioni e uno dei disagi che ci, ci accompagnano quotidianamente solo per il fatto che ci telefonano a casa per chiedere di cambiare contratto perché ci propongono una nuova, un nuovo contratto, nuove proposte, nuove promozioni. Ecco, nel vagliare etc. le nuove proposte i nuovi contratti eh, è importante anche rivolgersi Io dico dei... sempre, guardate, prima di cambiare chiedete al vostro operatore, visto che avete ricevuto una proposta conveniente, se lui vi fa lo stesso stessa proposta no? lo stesso contratto. A volte succede e così evitate di passare da un operatore all'altro con tutte le conseguenze nel caso che il contratto non si concretizzi in maniera corretta. Eh, non abbiamo parlato, magari lo faremo la prossima volta, delle polizze assicurative. che eh, sono un altro cuneo con dei premi allucinanti, anche lì al mar, ai limiti, veramente. Più problemi eh. legati alle truffe, legati al fatto che è in aumento il numero dei non assicurati, con tutti i problemi che questo, questo comporta in caso è, di incidenti. Deve stare Abbiamo veramente. sollevato questo problema nei confronti delle autorità e non solo, anche nei confronti delle compagnie assicurative. È un tema molto. Molto delicato, molto complicato anche questo delle assicurazioni. Manchi... Perché ci giocano tantissimi fattori, nel senso che non so se ho il tempo, ma insomma i cittadini hanno come dire la sensazione di essere rapinati e per cui qualche volta reagiscono. Eh. Non sempre in maniera corretta e questo fa lievitare i prezzi, eccetera, eccetera. Infatti. Poi situazioni diversificate da regione a regione. Comunque siamo il paese che ha, che ha le polizze più alte in assoluto in Europa. Anche tanto per cambiare, anche questo, ecco. Ma anche lì, bisognerebbe in questo punto intervenire e calmierare la situazione perché dopo, mh, per carità, succede sempre quel qualcosa che si piangono addosso perché, tanto è, no. è la legge, è una legge di natura. Eh, tiri, tiri la corda. Io mi ricordo veramente anni addietro andava tutto bene. A un certo punto c'è stato il. La situazione di crack economico ancora dell'inizio dell'anno 2000, cambio con l'euro l'ira-euro e poi i ristoratori hanno cominciato a piangere perché hanno avuto un crollo. Sono stati i primi a raddoppiare i prezzi, peraltro, per cui mi viene anche da sorridere dire l'avete cercato. E così è stato periodicamente con tutti. Accadrà anche che le assicurazioni si metteranno a piangere perché magari succederà qualche cosa. Sicuramente già il fatto stesso che purtroppo è riscontrato, pochissimi rinnovano l'assicurazione perché non hanno soldi per farlo. Ed pericolosissimo ed è gravissimo, però fa diminuire anche i loro fatturati. Eh, qualche azione verrà fatta al riguardo, secondo lei, è vero? Noi vediamo continuamente assistenza anche in questo settore. Eh, Quindi anche magari nella scelta migliore? Anche, sì, cioè, ci sono anche strumenti per verificare e mettere a confronto i prezzi delle varie compagnie. Parleremo ancora di questo, naturalmente. Ringraziamo la Mescoletto di essere stato qui con noi e a voi di aver partecipato. Naturalmente, siamo al termine vi lascio al nostro TG appuntamento come sempre domani. Grazie.